Non iniziamo con questa storia, eh! Allora vuoi farmi sclerare? Basta che lo dici! Ma che ca... Ferma! Basta! Ma vi sembra normale che io abbia dei LED che fanno cosa vogliono? Hanno una loro personalità! Ma potete finire, per favore? Mi sta per venire un attacco epilettico! Basta! E quando ci vuole! E che cos'è? Però adesso dovresti riaccenderti, sennò potrebbe essere un problema. Dai, non volevo sgridarti, giuro che non lo faccio più. Lo apprezzo tanto. Ragazzi, sto parlando con dei LED, non è normale questa cosa. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fex. Oggi, oltre a parlare del fatto che fa un caldo... classico suono per definire un caldo apocalittico, di che cos'è che andremo a parlare oggi? Andremo a vedere i tagli di capelli più brutti dei tagli di capelli più brutti al mondo. Cioè dei tagli di capelli brutti alla seconda in pratica. Però ragazzi, come sempre, prima di cominciare vado a salutare StefinoGamer07, Trashcan M, Andrea Sonego ed Emma Lischetti. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi... Trashcan M, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Ho bisogno di un ventaglio. Bene ragazzi, direi che possiamo partire. Mamma mia che goduria. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Non ero ancora pronto. Partiamo dal primo taglio alla Little Tony. Mega evoluto. Ma cos'è sta roba? Però sei un parrucchino, non è possibile. Cioè ma guardate con quale fierezza. Lui è convinto di avere in testa un qualcosa di meraviglioso. E gli hai dato anche un nome? Secondo me a casa lo usano come antenna per prendere tutti i segnali. Ma cos'è sta cosa a punta? Capisco. Non che io possa parlare molto, che ho dei capelli che sembra un babbuino. Però porca miseria. Cioè più lo guardo e più non capisco come sia possibile. Cioè questo si è disegnato una merda. Ma perché dovresti fare una cosa del genere? Anche gli occhi e la bocca. Ragazzi, ditemi voi che cosa dovrei dire. Che cosa sta... Mi immagino, vai al parrucchiere, la prego, mi disegni una merda. Però nel frattempo, raga, sto veramente schiumando. Ci saranno 58 gradi qua dentro. Vabbè, contento tu. Che ti devo dire? Mi fa male la faccia. No, io non ci posso credere. Sembra quello che usano le donne per truccarsi. Amico mio, non è un bel taglio questo, fidati. No, vabbè, non ce la sto facendo. No, ma io mi chiedo quanto ci voglia creare una palla del genere. Lui è convinto di avere un bel taglio di capelli. E questa è la cosa triste. Cioè, spero ti abbiano obbligato a fare una cosa del genere. Ragazzi, non so cosa devo dire. So solo che la devo smettere di ridere così, perché sennò tra poco svengo. No, ma domani me li voglio fare anch'io così, eh. Diventerei un carciofo. Guarda quest'altro. Hai baffi in testa. Ragazzi, non ce la faccio. Che cosa sto piangendo? No, qualcuno adesso mi deve spiegare il senso di questo taglio di capelli. Quello di prima lo potevo ancora capire. Lo usi anche per togliere la polvere. È comodo. Però questo... Che cos'è? Io non ho parole. Veramente pensi che sia un taglio alla moda questo? Ti piace sul serio? Vi giuro, mi fa male la pancia. E allo stesso tempo sto sudando anche dalle ciglia. Non è normale. Vabbè ragazzi, questa sarà la nuova moda del 2020, eh. Io ve lo dico, andremo tutti quanti in giro coi baffi in testa. Il codice a barre. No, non ce la faccio. Cioè no ragazzi, questo è il peggiore. Anche le basette. Ma com'è che si guarda sta foto? Amico mio, vai a tagliarti i capelli. Sei una roba spaventosa. No, qua per forza l'hanno costretto. Infatti guardate che faccia triste che ha. Anche a lui fanno cagare. Guarda quest'altro. Non ce la faccio. Ma perché ti dovresti fare le mani? Ti tengono compagnia la notte. Aia. Ragazzi, mi sento male, ve lo giuro. Non ho mai riso così tanto in vita mia. Vi giuro ragazzi, non capisco a che servono delle mani così. Quanto ci ha messo a fare sta roba? E poi non servono un cazzo. Io non capisco il perché le persone facciano ste cose. Aia. Adesso si è fatto il pallone da calcio. Metti che gli amici non hanno il pallone. Vieni, che ti dobbiamo usare come palla. Ma ragazzi, io non ce la sto facendo, ve lo giuro. Guardate la sua faccia. È arrabbiatissimo, neanche lui voleva sta cagata in testa. Taglia una merda. Aia. Oh mio Dio santissimo.
bellissimo. Raga, scusatemi, in questo video non sto dicendo nulla. Ma non ce la faccio, ve lo giuro. Ma perché fai una cosa del genere? Non solo l'omino, pure che caga. Ma che cos'è sta roba? Che cos'è sul naso? È fatto un elicottero. Aia. Oh mio Dio, mi sento male. Ma che cos'è sta roba? No vabbè, questo è bellissimo. Ha messo anche le eliche. Ragazzi, sto piangendo. Ma che cosa ho appena visto? Ma ragazzi, basta, ve lo giuro, mi sto sentendo male. Ma ci rendiamo conto? Questa col vento vola via. Aia. Oh mio Dio, sto per svenire. Va bene, ragazzi, sono arrivato a capolinea. Scusate se non ho detto praticamente nulla in questo video. Ma cosa devo dire con un'immagine del genere? Comunque, raga, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.